Buongiorno ragazzi, per il nostro secondo appuntamento delle lezioni ribaltate di Mr. Boscherini, oggi parleremo della lunghezza di un arco di circonferenza. Nella lezione scorsa abbiamo visto le relazioni che ci sono tra la lunghezza di un diametro o la lunghezza di un raggio di una circonferenza e la sua lunghezza. Oggi andremo a vedere cosa succede quando invece consideriamo una parte di una circonferenza. E per far questo dobbiamo fare un piccolo ripasso di alcuni concetti che abbiamo visto al termine dell'anno scorso. Qui vedete di nuovo una circonferenza di centro O e di raggio R, nella quale sono andato a individuare uno spicchio, o come noi lo chiameremo più propriamente, un angolo al centro, no? Quindi a questa porzione qui della nostra circonferenza corrisponde un cosiddetto angolo al centro che indicherò con la lettera greca alfa. A questo angolo al centro corrisponde una porzione di circonferenza, questa parte che ho evidenziato in viola, compresa tra i punti A e B. Questa porzione di circonferenza, voi sapete, si chiama arco di circonferenza e indicherò la sua lunghezza con la lettera L minuscola. Vediamo ora di cercare di capire quale potrebbe essere la relazione tra la lunghezza di un arco di circonferenza e la circonferenza stessa. Ed è evidente che in questa relazione dovrà centrare in qualche maniera l'angolo al centro. E per capirlo meglio vi faccio vedere due casi particolari. Prima di tutto il caso di una semicirconferenza. Ora, la semicirconferenza, cioè metà di una circonferenza, corrisponde a un angolo al centro di 180 gradi, un angolo piatto. Ora, quale sarà la lunghezza di questo arco, di questa semicirconferenza rispetto alla circonferenza totale? Evidentemente sarà la metà. Quindi a un angolo che è la metà dell'angolo giro, dell'angolo totale della circonferenza, corrisponde un arco di circonferenza che è la metà della circonferenza totale. Allo stesso modo possiamo capire che se prendo un angolo che è un quarto della circonferenza totale, quindi un quarto di 360 gradi, ovvero un angolo retto 90 gradi, quello che viene fuori è che la lunghezza dell'arco di circonferenza corrispondente sarà appunto un quarto della lunghezza della circonferenza totale. Ora è chiaro che questo discorso lo possiamo estendere e generalizzare a qualsiasi angolo al centro, a qualsiasi arco corrispondente. E non ci vuole molto per capire che se io prendo un angolo e la corrispondente e corrispondente arco di circonferenza, se raddoppio l'angolo raddoppierà anche l'arco di circonferenza corrispondente, se dimezzo o riduco di un terzo l'angolo si dimezzerà e si ridurrà di un terzo anche l'arco di circonferenza. E questo tipo di relazione, anche questo lo abbiamo studiato l'anno scorso, è quello che noi chiameremo una relazione di proporzionalità diretta. Quindi, riassumendo quello che più o meno abbiamo intuito finora, possiamo dire che la lunghezza di un arco di circonferenza e il corrispondente angolo al centro sono grandezze direttamente proporzionali. In formule noi scriveremo che, quindi, che il rapporto tra L, arco di circonferenza, alfa, angolo al centro, è una costante. Questa è una relazione che c'è quando ho due grandezze che sono direttamente proporzionali. E quant'è questa costante proporzionalità? Non sarà altro che il rapporto tra lunghezza della circonferenza e 360 gradi, ovvero l'angolo giro. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per scrivere la formula che lega fra di loro le grandezze che abbiamo visto finora. Quindi andiamo a vedere la formula che ci dà la lunghezza dell'arco di circonferenza. La formula diretta è questa qui: lunghezza dell'arco di circonferenza uguale lunghezza della circonferenza totale per angolo al centro diviso 360 gradi. Come vedete è una formula un pochino più impegnativa rispetto a quelle che abbiamo visto nella lezione scorsa. Quindi è importante vedere già come si può applicare. Per esempio, in un problema sull'arco di circonferenza può darsi che vi diano come informazione il raggio della circonferenza. Quindi facciamo conto di avere una
circonferenza in cui il raggio sia 12 cm, l'angolo al centro sia 30 gradi e mettiamo questi numeri dentro la nostra formula, ricordandoci qual è la formula della lunghezza circonferenza conoscendo il raggio. Quindi lunghezza dell'arco uguale a 2 per valore del raggio per pi greco, questa è la formula della circonferenza, quindi 2 per 12 per pi greco per 30 gradi, diviso 360. Sto facendo un po' di calcoli, viene fuori che la lunghezza di questo arco di circonferenza è 2 pi greco centimetri. Notate come in questo caso non mi sono nemmeno posto il problema, ho lasciato il pi greco indicato, come d'altronde consiglio di fare anche a voi quando vi troverete ad affrontare questo tipo di esercizi. Vediamo un altro esempio in cui invece del raggio mi diano il valore del diametro. Allora, se ho una circonferenza il cui diametro misura 60 mm e l'angolo è 160 gradi, di nuovo la lunghezza circonferenza sarà, e la lunghezza dell'arco di circonferenza sarà 60 pi greco, questa è la lunghezza della circonferenza totale, per 60, questa volta sono i 60 gradi dell'angolo al centro, diviso 360. Ancora qui con un po' di conti, viene fuori che in questo caso la lunghezza dell'arco è 10 pi greco millimetri, sempre fare attenzione all'unità di misura. Io vi invito da casa, quando avete tempo, quando avete voglia, di verificare la correttezza dei miei calcoli oppure di provare le stesse formule con numeri diversi. Abbiamo visto la formula diretta, andiamo a vedere adesso le formule inverse. Notare come sto usando il plurale, perché nel caso della lunghezza circonferenza avevo solo due variabili in gioco, il raggio e la circonferenza, oppure il diametro e la circonferenza, quindi a una formula diretta corrispondeva un'unica formula inversa. Quelle cose si fanno un tantinello più impegnative perché le grandezze coinvolte non sono due ma sono tre. Nella formula diretta avevamo la lunghezza dell'arco di circonferenza, la lunghezza della circonferenza e l'angolo al centro. Quindi a questo punto, quando io avrò delle formule inverse, avrò una formula inversa che ad esempio mi permette di trovare l'ampiezza dell'angolo al centro, ed eccola qui, oppure delle formule inverse mi permetteranno di trovare la lunghezza della circonferenza totale. Vediamo il primo caso. Allora, per trovare l'angolo al centro corrispondente a una certa lunghezza di arco di circonferenza, la formula è alfa uguale a L per 360 gradi diviso C. Facciamo subito un esempio per chiarirci. Io ho un caso in cui l'arco di circonferenza è 15 pi greco centimetri e la circonferenza è 30 pi greco centimetri. Allora, in questo caso ho usato numeri molto semplici e già intuito uno può capire quant'è l'angolo al centro, proprio perché il mio arco di circonferenza è proprio la metà della circonferenza, quindi già un'idea posso averci di quanto possa essere l'angolo corrispondente, ma vediamo se proprio torna a quello che ci stiamo aspettando. Quindi faccio alfa uguale a 15 pi greco diviso 30 pi greco, e qui fate molta attenzione, come già nelle formule inverse della circonferenza e del raggio che abbiamo visto nella lezione precedente, anche qui se avete pi greco al numeratore e al denominatore, il loro rapporto fa 1, quindi sparisce completamente. 15 diviso 30 fa un mezzo di 360 fa 180 gradi, l'angolo piatto, che era esattamente quello che ci aspettavamo. L'altra formula inversa è quella che invece, conoscendo la lunghezza dell'arco e conoscendo l'angolo al centro, mi permette di trovare la lunghezza della circonferenza. Quindi lunghezza di circonferenza uguale a lunghezza dell'arco per 360 gradi diviso alfa. Ecco qui il nostro ultimo esempio. La lunghezza dell'arco è 20 pi greco millimetri, l'angolo è 130 gradi, e se io le metto dentro la mia formula mi viene fuori che la circonferenza è 240 pi greco millimetri. Ora non mi è stato perché sono arrivato proprio al margine della lavagnetta. A lezione noi applicheremo queste formule in altri casi, anche in casi più complessi, ma queste tre formule è tutto quello che vi serve per poter studiare i problemi della lunghezza dell'arco di circonferenza. E con questo è tutto per oggi, arrivederci alla prossima lezione.